mi hanno chiesto di fare video durante l'allenamento e ora ne faccio uno. Non lo so, magari così a qualcuno viene voglia di allenarsi. Lo proviamo. Non far caso alla barba da adolescente pre-natale, ma non mi cresce la barba e durante la quarantena non me la taglio. Quindi iniziamo con la corda, facciamo 10 minuti di riscaldamento. Per noi che siamo allenati non ci vuole niente. E che palle. Ora abbiamo fatto la corda, 10 minuti di riscaldamento. Bella, passiamo al petto. Iniziamo con i piegamenti. Classici piegamenti sulle braccia, però io uso i piselloni neri perché c'è un problema al polso. Quando piego il polso destro e metto troppo peso, ho un po' di dolore. E questi qua permettono anche di scendere un po' di più durante l'esecuzione. E dato che cambio sempre il modo di allenarmi, oggi sto facendo tutto lento e controllato, più ripetizioni che posso. Partiamo con una presa normale, come se fossero piegamenti normali, poi li incliniamo un po' e poi mettiamo completamente girata. Aiuto, io ho un'ambulanza. E c'è una presa larga. E ora ricominciamo il tutto. Finiamo il petto, poi cominciamo un altro gruppo muscolare. Non voglio, non voglio, non voglio. Con la presa larga abbiamo finito il petto. Finito. Il tuo cazzo. E per ora il petto l'abbiamo stimolato. Petto, tricipiti, un po' di spalle, poco poco. Affanculo a me. 10, 15, 20, 30 secondi di pausa, anche 50, anche 60. Facciamo, ci alleniamo domani. Un uccello è morto sulla verana. Un piccione o qualcosa è venuto a morire sulla. Sbattuto fortissimo. Abbiamo fatto petto. Un po' di tricipiti, ma li pigliamo dopo con le barre dip che sono lì. Ora facciamo un po' di dorso. Pigliamo il nostro bel manubrio. 25 kg dovrebbero essere. 25, 30, più o meno, non so contare. Finito questo, facciamo un po' di bicipiti. E poi non lo so. Non so che cazzo sto facendo. E facciamo un'altra di dorso. E poi facciamo i bicipiti. E facciamo l'elastico, un altro tipo di rematore, usando l'elastic viola. Questo qua. E poi ci appendiamo una porta e facciamo un po' di trazioni, che dobbiamo farlo all'inizio. È controllato. Allora ci sarebbero le trazioni, ma sono stronzo. Vabbè, trazioni fatte. Sono andato alla porta a appendermi. Bello, bello. E dovremmo essere sui 15-16 kg per lato. Alziamo piano piano con una e scendiamo piano piano, non troppo veloce. Stessa cosa con l'altro braccio, piano piano e scendi. Quindi bello lento lento lento, si sale, chiudi e scendi. Ora, siccome sono stronzo, l'ultima me la faccio veloce, così, perché mi va. 82, 907, 1248, 2410, dai. Va bene così. Ma aspetta di farne un po' di più, essere sincero però. Senti sto vento? Che è forte, è forte, giusto? Ci sono, sta cadendo qualcosa. Donna immobile, respira sorte. E tiri verso la panza. Dritto. Mancherebbero le spinte, ma lasciamo la prossima volta il lento avanti, all'impiedi, perché i manubri che ho posso unirli e fare un bilanciere. Ci lasciamo. Bulgaro, rumeno, quale non mi ricordo qual è. E poi facciamo lo squat, ma lo facciamo senza peso e scendendo più che possiamo, in modo da sollecitare anche la parte più. Questo brucia sempre un casino. E allora, senza riposo. Schiena che manda il culo all'indietro. Sotto, sotto. E su. Se non riesci a farli e rimani in equilibrio, appoggiti a qualche piano. Siccome sono troppo forte, non ho bisogno. E ora, senza riposo alcuno, se ti riposi sei solo stronzo. Sono giallo, come al solito. Tutte le luci di casa mia sono gialle. E se ti stai chiedendo perché sto facendo una cosa prima dell'altra, o perché la sequenza di esercizi è quella, la risposta è soltanto: è perché sono stronzo. Sto facendo tutto come mi pare, per oggi. Tappetino, ci servirà dopo gli addominali. Peso normale. Incliniamo dietro se non sbattiamo. E scendiamo piano piano. 90. E su.
Questo è l'esercizio che preferisco per i tricipiti. In effetti 89, me l'aspettavo. Sei più forte oggi, oh. Tutto questo lo faccio soltanto perché voglio mangiare un bastardo.